Benvenuti cari ragazzi, in quest'altro video andremo a vedere come effettuare la sottrazione di polinomi. Supponiamo di avere un primo polinomio formato dai monomi 3ab meno 5a più 4b, che deve essere sottratto con un altro polinomio formato dai monomi meno 7ab più 2b meno 5a. Come visto per l'addizione, il primo passaggio da fare è quello di andare a togliere le nostre parentesi tonde. Nel caso del primo polinomio, questa parentesi tonda è come se fosse preceduta da un segno positivo, per cui possiamo tranquillamente andare a togliere le parentesi mantenendo i segni dei monomi del primo polinomio. Mentre invece il secondo polinomio è preceduto da un segno meno, per questo meno andremo ad applicare la regola dei segni per ciascuno dei monomi contenuti nel nostro polinomio. Difatti, avviene che andando a togliere le parentesi dovremmo cambiare il segno di tutti i monomi del secondo polinomio, quindi del polinomio preceduto dal segno meno. Per cui 3ab meno 5a più 4b rimangono così com'erano, mentre evidenziati in blu, meno 7ab diventa più 7ab perché meno è più 2b diventa meno 2b perché meno e più danno meno, e meno 5a diventa più 5a perché meno e meno daranno più. Quindi, quando è preceduto da un segno meno, la parentesi tonda con all'interno un polinomio, con il togliere le parentesi, quindi cambieremo i segni di tutti i nostri monomi all'interno della parentesi. Se non c'è il segno meno, prima della parentesi tonda, come qui o come nel caso dell'addizione, i segni dei nostri monomi, togliendo le parentesi, rimangono invariati. Il passaggio successivo riguarda quello di andare ad evidenziare eventuali monomi simili e vedere se quello che sembra un esanomio può essere ridotto a un polinomio più piccolo nei suoi termini. E osserviamo che abbiamo delle coppie di monomi simili. Più 3ab è simile a più 7ab, meno 5a è simile a più 5a, anzi sono opposti questi due monomi, e poi abbiamo che più 4b è simile a meno 2b, per cui possiamo procedere alla somma e alla sottrazione dei monomi simili tra di loro. Ci apriamo quindi una parentesi tonda, all'interno di questa parentesi tonda andiamo a mettere più 3 più 7, che erano i coefficienti numerici del monomio o dei monomi aventi parte letterale AB, e andiamo a sommare, quindi mettiamo un più a prescindere, apriamo la parentesi tonda e andiamo a inserire i coefficienti numerici di tutti quei monomi che hanno ad esempio parte letterale A, che sono meno 5 e più 5. Poi mettiamo un altro più. Apriamo un'altra parentesi tonda e all'interno di questa parentesi tonda andiamo a inserire i coefficienti numerici dell'ultima coppia di monomi simili, più 4 e meno 2. Effettuiamo la somma e togliamo le parentesi. Ci ritroviamo ad avere 3 più 7 10ab più meno 5 più 5 darebbe 0, 0a più 4 meno 2 darebbe più 2b, quindi più 2b. Applichiamo la regola dei segni e quindi abbiamo più 10ab che resta così com'è, più 0 volte a, ma qualsiasi sia il valore di a, 0a si annullerebbe, sarebbe 0, quindi possiamo anche non scriverlo, e più darebbero più, quindi più 2b. Quindi il risultato di questa sottrazione mi darebbe come risultato il binomio 10ab più 2b. Grazie per l'attenzione, ragazzi, e al prossimo video. Ciao!